ancora noi ci colleghiamo con il giornalista e scrittore Luigi Ferraiuolo, che si trova proprio a Casal di Principe, perché oggi, 19 marzo, si ricordano i 30 anni dall'uccisione di Don Peppe Diana. Luigi Ferraiuolo a Don Peppe, alla caduta di Gomorra, ha dedicato un libro edito dalla San Paolo. Buongiorno Luigi, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi il Teleradio Padre Pio. Allora, dove ti trovi esattamente? Ecco, questa è la domanda che volevo. Mi sono sistemato praticamente in chiesa, nella chiesa di San Nicola di Bari, dove Don Peppino Diana fu ucciso giusto 30 anni fa. Questa mattina c'è stata la Santa Messa, che è cominciata alle 7:25, l'orario in cui Don Peppe fu ucciso. C'è stato uno squillo di tromba, un minuto di silenzio, e poi la cerimonia presieduta dal vescovo di Aversa, Monsignor Angelo Spinillo. Erano presenti decine di sindaci, la chiesa era aggrimita, il presidente della commissione antimafia, il procuratore nazionale antimafia, ma soprattutto la piazza davanti alla chiesa di San Nicola di Bari era piena di persone. 30 anni fa, nel racconto di Federico Cafiero De Rao, poi procuratore nazionale antimafia, ma allora sostituto procuratore a Napoli, che seguiva il clan dei Casalesi, che veniva ritenuto un clan minore, quella piazzetta era vuota, le tapparelle dei balconi erano abbassate, non c'era nessuno praticamente, eccetto la polizia e le persone dell'azienda mortuaria, a partecipare, a presenziare, nessuno si ribellava. E invece 30 anni dopo la rinascita, una rinascita che era cominciata già con il funerale del primo giorno di primavera, e poi da lì un lungo cammino fatto di difficoltà, dei clan che cercavano di diffamare il sacerdote, che cercavano di minacciare, di far paura, di incutere timore nelle persone che lo volevano ricordare. E 30 anni dopo questa bellissima sensazione, questa mattina, tanta gente, tanti ragazzi, adesso la marcia, poi andranno tutti quanti sulla tomba di Don Diana a pregare. E in questi ultimi giorni, sabato e domenica in particolare, migliaia di giovani a pregare sulla tomba di Don Diana in fila, immagini incredibili. Una rinascita che Monsignor Riboldi, allora vescovo di Acerra, aveva per certi versi profetizzato, perché disse all'omelia dei funerali di Don Peppe: il 19 marzo è morto un prete, ma è nato un popolo. Ecco, possiamo dire allora, Luigi, che davvero quelle parole siano diventate un segno tangibile. Sì, sicuramente. È nato un popolo libero con la schiena dritta, che un po' alla volta si è affermato e ha scacciato la camorra. Cioè, quando si combatte la mafia, le mafie, in questo caso la camorra casalese, che assomiglia un po' all'andrangheta, un po' a Cosa Nostra, per i legami di sangue e i regimi e i legami federativi, non basta la repressione dello Stato, che qui c'è stata. Lo Stato qui ha lavorato e ha lavorato bene, ma serve anche la distruzione, lo sconfiggere la mentalità mafiosa, che in questi luoghi è connaturata storicamente, fa parte proprio del DNA dei popoli. E qui in qualche modo è cambiato, cioè il sangue sparso da Don Peppe Diana non è stato sparso in vano, è un sangue che ha fecondato questa terra, un vero e proprio miracolo collettivo, che si è visto anche nella visita del capo dello Stato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che lo scorso anno, giovedì, e giusto un anno, giovedì prossimo, nel primo giorno di primavera, venne a rendere omaggio a Don Peppe Diana e a questa comunità. L'unica visita di un Presidente della Repubblica in un luogo storico di mafia, ed è questo il motivo proprio particolare, perché non è andato altrove ed è venuto qui, perché la gente di Casal di Principe si è alzata tutti insieme e ha cominciato a camminare in nome della giustizia, il miracolo collettivo di Don Peppe. E noi siamo stati a Casal di Principe a raccontare la storia della cooperativa Davar, Dulcis in Fundo, e tu, Luigi, nel tuo libro ripercorri attraverso la vita di Don Peppe Diana anche la rinascita di un territorio. Infatti spesso sulle proprietà confiscate alla Camorra sono nate cooperative, imprese sociali, opportunità di lavoro. Facciamo qualche esempio. Ah, come no, avete citato Dulcis in Fundo, che è un'esperienza incredibile, ma lo stesso luogo dove Mattarella pranzò con un pranzo privato l'anno scorso, la NCO, che l'acronimo prende in giro la nuova, sì, Camorra organizzata di Raffaele Cutolo,
perché si chiama Nuova Cucina Organizzata, un ristorante solidale dove ci sono ragazzi disabili, ex ragazzi in carcere a cui è stato insegnato il lavoro e continuano a tenere questo ristorante aperto, oppure Vite Matta. Ognuna di queste attività sociali è costruita e realizzata all'interno di un bene confiscato. Non a caso Casal di Principe è un luogo di studio da questo punto di vista per la nascita di questa economia civile. In questi giorni, anche qui a Mesa stamattina, c'erano degli studenti e dei ricercatori universitari francesi che sono venuti appositamente per studiare il modello di economia civile di Casal di Principe. Gli altri esempi, ho detto Vite Matta, che produce vino, è una cantina sociale, dove sociale significa però che è fatta da persone che hanno problemi psichici, che coltivano vigneti che si trovano su terreni confiscati. Abbiamo parlato dell'NCO, Dulcis in Fundo, un'altra opera incredibile è La Forza del Silenzio, che è il più grande centro per ragazzi autistici dell'Italia meridionale, che è insediata all'interno delle due abitazioni di Sandokan, l'ex boss capo del clan e del fratello Antonio. All'interno di queste due abitazioni ci sono un centinaio di ragazzi autistici che non solo vengono recuperati, non solo vengono assistiti, e l'associazione adesso sta provando ad assisterli anche nel dopo di noi, cioè dopo che i genitori non ci saranno più, ma nello stesso tempo gli viene insegnato un lavoro ed è nato un panificio senza glutine perché ai ragazzi autistici è consigliato un'alimentazione senza glutine, è nata una serigrafia, tipografia, è nata una pasticceria, cioè tante piccole veramente occasioni, semi di speranza, perché a loro volta insegnano le persone a non essere sottomesse al clan. Nella NCO, nella Nuova Cucina Organizzata, c'è una maglietta molto bella che è esposta a mo' di quadro, dove sta scritto panza chiena in napoletano, camorra vacante, cioè se c'è il lavoro la camorra non ha spazio, se la pancia è piena non siamo schiavi di nessuno. E questo è l'incredibile miracolo del prete martire Don Peppe Diana. In conclusione, Luigi, sappiamo che oggi è una giornata impegnativa per te, però vorrei chiudere ricordando la tua iniziativa, il Quaderno Rosso. Sì, grazie. Questo, io vi ringrazio. Una giornata impegnativa, sì, perché credo di essere al quinto collegamento e me ne aspettano un'altra decina, quindi è veramente impegnativa. Però ricordare il Quaderno Rosso è una cosa bella che Teleradio Padre Pio fa, perché il Quaderno Rosso è la speranza di portare a Francesco tante firme, sottoscrizioni di vescovi, sacerdoti, di persone normali e anche autorevoli, intellettuali, in modo che lo possa direttamente, in occasione del Giubileo della Giustizia, nominare martire sua sponte. Grazie. Come possiamo fare? Ma noi possiamo firmare questo Quaderno Rosso o è riservato solamente ai sacerdoti e vescovi? No, possiamo fare. Organizziamo, io vengo senza problemi a San Giovanni Rotondo, organizziamo una cosa e tutti quelli che vogliono partecipano, e così anche Teleradio Padre Pio è presente. Benissimo. Anzi, siamo onorati, perché l'idea del Quaderno Rosso nasce da un gruppo di giornalisti, credenti e non credenti, credenti nel messaggio di Don Peppe. Grazie a Luigi Ferraiolo per essere stato con noi, per la sua disponibilità. Buon lavoro, buon 19 marzo. Grazie, ciao. Lavoro a voi. Grazie. Mi emoziono, arrivederci. Grazie al collega giornalista Luigi Ferraiolo. Adesso andiamo in pubblicità per l'ultima parte di Just Today con la rubrica di Don Francesco Armenti, Dritto al Cuore. Pubblicità e poi Don Francesco.